Bentornati, benvenuti a Con voi insieme nella fede. Ormai siamo nel pieno clima natalizio, tra un po' vedrete anche i miei collaboratori, il food blogger e il cartapestaio col cappellino di Babbo Natale, quindi vuol dire che siamo entrati proprio, sembrano degli elfi in azione, va bene. E allora, grazie perché siete stati tantissimi a chiedere preghiere, a scrivermi, tra l'altro approfitto subito per salutare il Comitato Feste della Madonna di Corsignano di Giovinazzo, ai quali io già porgo il mio invito dopo Natale per essere presenti qui in trasmissione per farci conoscere e amare il culto alla Madonna di Corsignano, vostra patrona. Anzi, io invito coloro che vogliono far conoscere la propria festa, il culto delle proprie Madonne, dei propri santi, della propria tradizione, scrivete a convoi@antennasud.com. convoi@antennasud.com. Allora, intanto iniziamo con le intenzioni di preghiera, perché oggi è una puntata pienissima, quindi dobbiamo andare con una certa celerità. E allora, innanzitutto chiede preghiere Michelangelo, che è un ragazzo di 12 anni che è in chemioterapia. Poi abbiamo Mimmo, Angela che chiedono preghiere, Maddalena che chiede di pregare per chi sta cercando la propria strada, perché c'è tanta gente in questo momento che è disorientata e quindi hanno bisogno di sentirsi sostenuti dalla preghiera di noi tutti. Vi ricordo sempre che noi siamo come una grande famiglia e abbiamo il compito, e perché no anche la responsabilità, di sostenerci gli uni gli altri proprio con la preghiera. È l'unica arma che abbiamo, non ne abbiamo altre. Poi Maria, Lorenza per una persona cara, Elena per un amico in attesa di un trapianto, Rosa che chiede di pregare per i suoi genitori. Preghiamo per Nella e per il piccolo Giovanni, preghiamo per Dominga. Una preghiera per le intenzioni delle famiglie La Ruccia e Colapietro e per la famiglia La Sorsa. Una preghiera per la signora Maria Poli da Rutigliano. Preghiamo per i bambini dell'ospedale oncologico di Bari. Mi raccomando, spiritualmente vi chiedo di adottare tutti i bambini che in questo periodo natalizio sentono ancora di più il bisogno del nostro amore, della nostra vicinanza. Poi preghiamo per i volontari, per le forze dell'ordine. Una preghiera per le intenzioni di Katia, per Anna Tinelli. Un saluto poi giunge, quindi lo dico a voi tecnici, assistenti in ascolto, giornalisti, un saluto alla grande famiglia di Antenna Sud, mi associo, quindi anche al nostro editore, dottor Distante, quindi a tutti, nessuno escluso. Giovanni De Caro chiede di pregare per sé e per la sua famiglia, una preghiera per coloro che sono soli, senza tetto, anziani, operatori sanitari, coloro che hanno subito la perdita di una persona cara in famiglia, per le necessità di tutti coloro che si raccomandano alle nostre preghiere, infine perché la nascita di Gesù porti tanta serenità, tanto amore, tanta fede e tanta speranza. E ringrazio e saluto il mio caro amico Vito La Sorsa, che è colui che mi dà la possibilità anche di condividere tante intenzioni di preghiera tra quelle che vi ho elencato. E poi abbiamo anche Anna Santoro, che chiede una preghiera per suo figlio Michele e per tutti i giovani che sono saliti in paradiso prematuramente. I coniugi di Fonso, per Don Mimmo Rotundo, poi c'è Maria Grazia Pugliese per tutta la sua famiglia. Come vedete, aumentano sempre di più le intenzioni di preghiera, ma questo ci carica di responsabilità ma anche di onore, perché evidentemente vi fidate di noi e quindi la famiglia di Con voi si allarga sempre di più. E allora, siamo arrivati alla quarta domenica di Avvento, ascoltiamo la buona notizia di questa domenica, ecco la pagina del Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò
e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Che bello, direbbe Sua Eminenza, Monsignor Comastri, l'incontro di due grembi, due mamme che si incontrano e cosa fanno? Non parlano di sé o non parlano del vicinato, ma lodano Dio per le meraviglie operate in loro. Sarebbe bello se anche noi nella nostra vita ci concentrassimo un po' di più su ciò che di buono Dio realizza nella nostra vita, talvolta anche nei momenti più critici, perché il Signore ama scrivere sempre dritto sulle nostre righe storte. E allora ringrazio di cuore Don Stefano De Mattia dalla parrocchia Maria Santissima del Carmine in San Nicandro di Bari, perché tocca a lui oggi il commento al Vangelo. Un caro saluto a Don Mimmo, agli ammalati e agli amici di Antenna Sud. Siamo già alla quarta domenica di Avvento. Come vedete, questo cammino scorre molto rapidamente, come un po' tutti i giorni della nostra vita. Mentre mi accingevo a leggere i testi della liturgia della parola di questa quarta domenica di Avvento dell'anno C, notavo come spesso è più facile trovare qualcuno con cui potersi lamentare. Lo inchiodiamo alla sedia, alle volte al telefono, affinché si prenda un po' della nostra fatica. Mentre risulta molto più difficile trovare qualcuno con cui condividere la gioia. Un po' perché siamo scaramantici e pensiamo che non sia conveniente far sapere all'altro che siamo felici, un po' forse perché la felicità ci imbarazza, preferiamo viverla con pudore, nel nascondimento. Insomma, condividere la gioia è raro, forse anche perché è difficile trovare qualcuno con cui poter comunicare in maniera profonda le cose importanti o semplici che accadono nella nostra quotidianità. Eppure, come ci insegna questo bellissimo testo del Vangelo di Luca, non c'è esperienza più profonda che avere qualcuno da cui sentirsi capiti, qualcuno con cui leggere insieme in qualche modo le nostre storie personali, per scoprire come Dio attraversa la nostra vita. Per cercare l'altro però occorre alzarsi, occorre scomodarsi, mettersi in viaggio, ed è quello che ci insegna la Vergine Maria quando intraprende questo viaggio verso sua cugina Elisabetta. Lei è la donna che si lascia muovere dal suo desiderio, un desiderio che lo porta a vincere la paura e il timore. Maria non cerca però un altro qualunque per poter condividere la sua gioia, cerca Elisabetta, colei che può capirla, una donna che sta vivendo un'esperienza simile alla sua. Elisabetta è un po' l'icona dell'umanità che ha sperimentato la sterilità, l'umanità senza speranza, convinta di non poter più dare frutto, l'umanità attraversata dalla tentazione dell'idea che Dio è ormai lontano. Persino suo marito, Zaccaria, sacerdote del Tempio, non crede più che Dio possa operare nella loro vita. Elisabetta, forse nel suo silenzio, continua ancora a sperare. Ed è proprio a questa umanità sterile, senza speranza, che Maria porta Cristo Gesù. Come non vedere in lei il volto della Chiesa, che è chiamata oggi più che mai a scomodarsi, ad alzarsi, a mettersi in viaggio per poter raggiungere questa umanità ferita, lì dove essa soffre, spera ed ama.
Se volete, un po' il senso del sinodo è proprio racchiuso in questo. Elisabetta invece è la donna del discernimento, colei che ascolta ciò che si muove dentro il cuore della Vergine Maria. Sa cogliere i suoi sentimenti più profondi e pone quella domanda che è fondamentale. Cosa significa? A che cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? L'incontro con l'altro è allora fondamentale, cari fratelli e sorelle, perché ci permette di cogliere la realtà. Elisabetta, infatti, è la prima persona con la quale la Vergine Maria si confronta, dialoga, e in questo dialogo coglie e sperimenta che Dio sta attraversando la loro storia. E allora, vedete, questo viaggio di Maria ci coinvolge un po' tutti e ci fa prendere consapevolezza che non ci si salva da soli, ma che abbiamo bisogno dell'altro. La vita degli uni è indissolubilmente legata a quella degli altri. Allora l'augurio che vi rivolgo è che possiamo sperimentare in questi ultimi giorni che ci separano dal Natale del Signore la bellezza di questa bella verità. Tutti chiamati a portare Cristo, a generarlo, a questa umanità. Buon cammino a tutti. Grazie Don Stefano, grazie di cuore e a presto. E allora, il mio studio oggi è pieno di ospiti. Intanto saluto Francesco Abruci con parte della corale Maria Santissima Addolorata in Acquaviva delle Fonti. Da voi vengo dopo. Saluto la mia ospite che adesso ci farà ascoltare la sua bella testimonianza, che è l'avvocato dottoressa Maria Elisa De Noia. Benvenuta, buon pomeriggio. E poi ci sono i miei, guardate come stanno belli tutti e due. Infatti sono vestiti uno di rosso e uno di verde, non l'hanno fatto apposta, e li ho già chiamati Cosma e Damiano, ma nella maniera più bella del termine, perché veramente sono due ottimi compagni di viaggio in questa avventura che è appunto con voi. E allora, innanzitutto, il nostro food blogger Don Francesco, cosa prepari per oggi? Allora Don, dalla frittura di sabato scorso passiamo all'odore dei mercatini di Natale, delle sagre, quindi facciamo le mandorle per la linea. Che meraviglia, quando si parla di mandorle, vabbè, grazie, grazie per questo dono. Giuseppe, ciao. E allora? Allora, io invece realizzerò un presepe in una scatola delle scarpe. Ottimo. Quindi facilmente recuperabile. E oddio, quindi... un attimo, dobbiamo vedere il numero, perché se fosse lo scatolo delle scarpe che uso io, verrebbe un presepe napoletano, poi, diciamo. Quello varia in per base al numero. Per cui ci orientiamo verso scatoli di scarpe normali. Sì, normali, normali, diciamo nella norma. Perché io vado oltre. E allora, Maria Elisa De Noia, innanzitutto posso darti del tu, sì. Certo. Voglio ringraziarti perché la tua esperienza che adesso, ecco, condividerai con noi, la tua testimonianza, chiede anche un grande coraggio, perché tu sei un po' un'icona che va controcorrente, perché sei una donna in carriera che ha in sé due grandi valori, quello della fede e quello della famiglia. E allora ci vuoi parlare un po' brevemente della tua storia? Poi è avvenuto un momento particolarissimo che non sfioreremo soltanto, perché è giusto anche custodirlo nel segreto del tuo cuore, perché a noi interessa tutto quello che è avvenuto dopo questo grande momento. A te la parola. Grazie innanzitutto per l'invito, buon pomeriggio a tutti. La mia storia inizia 26 anni fa. Nasco in una famiglia credente, cristiano-cattolica, che sin da subito mi dà gli strumenti per costruire la mia vita nella fede. Tutto procede molto bene in realtà fino a circa 3 anni fa, quando la mia vita viene investita da un evento molto doloroso per me. Quando mi sono trovata a vivere questo dolore, che ha messo in discussione fortemente anche la mia fede, perché quando ci capita qualcosa di negativo, di brutto, ci sentiamo abbandonati. E quindi tutti quegli sforzi che io per circa 20 anni avevo fatto per condurre una vita nel rispetto di quei valori che mi erano stati trasmessi dalla mia famiglia, dei valori etici, morali che mi erano stati trasferiti, ad un certo punto è completamente crollata. La mia vita è crollata in un attimo.
All'inizio ho avuto la lucidità di gestire nel mio intimo questo dolore, solo che ad un certo punto mi sono resa conto che il gestirlo completamente da sola mi aveva portato ad eliminare, per esempio, la fede dalla mia vita, perché ero incapace, mi mancava il coraggio di rapportare le mie scelte che sono state compiute in questo periodo molto complesso con quelli che erano appunto i valori etici, morali e religiosi che mi erano stati trasmessi. E quindi ho sentito la necessità di rivolgermi ad una persona, anzi a più persone che mi hanno aiutato, che erano in realtà davanti a me, perché sono stati i miei genitori in prima battuta, nonostante io avessi molta paura del giudizio dei miei genitori, perché è chiaro che per un figlio il giudizio e il valore di un parere del proprio genitore influisce in maniera importante. Però loro mi hanno aiutato e sopportato in questo periodo complesso. E quello che tu dici apre anche il mio cuore a farti subito una domanda. Ovviamente quello che noi stiamo dicendo mi auguro che possa servire soprattutto ai giovani in ascolto che come te possono anche vivere, stanno vivendo anche un momento di difficoltà, perché la prima cosa che mi viene da chiederti è questa: quanto è importante chiedere aiuto? A me ha salvato la vita. Senza la paura del giudizio, eh? A me ha salvato la vita. Chiedere aiuto alla mia famiglia ha salvato la vita, perché da soli non ci si salva. E dobbiamo arrenderci a questo, cioè anch'io che sono sempre stata considerata sotto il profilo professionale, scolastico, universitario, l'eccellenza, colei che non deve chiedere mai, che ce la fa da sola, la forza, la roccia, mi sono resa conto che non è così, bisogna avere il coraggio di ammettere a se stessi che non è così, tutti abbiamo bisogno di qualcuno. La mia forza, la mia ancora sono stati i miei genitori e i miei fratelli che non mi hanno mai giudicato, quindi questo è anche un messaggio ai genitori: non proiettiamo sui nostri figli le nostre idee, perché i figli non sono come noi spesso ci aspettiamo. Aiutiamoli a crescere nell'amore, nella fede, e tutto si supera insieme. Questo è il messaggio che io voglio trasferire, perché a me i miei genitori e mio fratello hanno salvato la vita, e anche il mio padre spirituale, che saluto perché sicuramente mi starà seguendo, che mi ha aiutato a ricostruire la mia vita religiosa proprio perché avevo questa necessità. A proposito di questo, e sono contento di quello che apprendo e che tu dici, quando parli del padre spirituale, fino ad allora avevi vissuto una fede in una certa maniera, poi sei stata quasi costretta a scontrarti con la paternità di Dio. Certo. Che forma di paternità hai incontrato? Io all'inizio ho evitato di affrontare con il mio padre spirituale, che comunque mi è sempre stato vicino nella mia vita, questo problema, perché avevo paura della punizione. Questa è un po' una deformazione professionale: ad ogni errore corrisponde una sanzione. Lo diceva Kelsen. Beh, quindi lo dici tu, poi quasi lo dico io perché è il mio lavoro, infatti, diciamo, ridurre al permettimi minimo la sanzione. Questa risata, perché certo, veramente si sta caricando di emozione la tua testimonianza. Perché è così, quindi avevo paura un po', io che ero stata sempre integerrima, sempre avevo agito nel rispetto delle regole, perché alla fine è sempre stato così, mi sentivo quasi nel torto, quindi davanti ad un torto ero in attesa della punizione. Quindi adesso ho sbagliato, adesso Dio mi punirà. E invece è stato proprio il coraggio di parlare di questo anche con un esponente della Chiesa, che comunque ha sicuramente una certa impostazione, parlare del mio dolore, perché di dolore si tratta, mi ha aiutato a riscoprire il volto misericordioso di Dio, e quindi il non temere la punizione, la sanzione. È proprio agli invisibili che Dio rivolge il proprio sguardo, e io in quel momento ero un invisibile. Mamma mia, guarda, credo che come a me stai facendo venire un po' la pelle d'oca a tutti, ma perché
si avverte che è una testimonianza vissuta, vera e soprattutto figlia di una grande sofferenza. Io la cosa che ti chiedo appunto, se tu come donna di un certo livello, ecco, ti dovessi trovare di fronte a una persona che magari può vivere il tuo stesso disagio dal punto di vista familiare, ma anche dal punto di vista spirituale, come ti porresti e cosa consiglieresti? Innanzitutto... Perché permettimi, sì. Hai detto una cosa molto importante, cioè hai parlato con un esponente della Chiesa, tu sai che questa è una trasmissione religiosa, e molti a torto, perché poi alla fine il Dio che Gesù ci ha presentato, pensiamo al Vangelo di Luca, nella famosa parabola del figliol prodigo, cioè ci parla di un Dio viscerale che ti viene incontro, che non sta lì pronto a punirti, e questo è importante soprattutto per i giovani di oggi che si allontanano un po' per paura anche di essere giudicati, e quindi la tua esperienza sfata, permettimi, un mito in negativo, dove a un certo punto tu proprio da un esponente della Chiesa puoi aver conosciuto il volto misericordioso di Dio. Certo. Quindi a una persona che può vivere il tuo disagio, cosa gli diresti e che orientamento daresti? Io sicuramente prima di tutto ascolterei il problema, perché alle volte non si evitano i problemi, i dolori si affrontano evitando di viverli, al dolore ci si passa attraverso, questo è quello che ho imparato, si deve soffrire per superare una sofferenza, e soprattutto gli consiglierei di esteriorizzare il dolore, cioè portare fuori di sé il disagio, parlare con qualcuno. Il silenzio non è mai la soluzione giusta. Da soli non si va da nessuna parte. La sofferenza ti ha forgiato? La sofferenza mi ha forgiato, mi ha fatto diventare quello che oggi sono, di cui sono molto fiera nonostante tutto. E devo dire che tutto questo dolore oggi, cioè dopo tutto questo dolore, io ho ricevuto la carezza di Dio, l'ho ricevuta. Ha un nome, ha un cognome e ha due occhi meravigliosi. È entrato nella mia vita il 1 gennaio del 2020, quindi Dio c'è. Nell'anno della pandemia, del dolore assoluto, io Dio. Sono rinata. Grazie Maria Elisa, davvero ci hai lasciati senza parole e hai lasciato anche me un po' così spiazzato. Certo, è importante questo, perché soprattutto nel post pandemia stanno venendo fuori anche tante fragilità, soprattutto di natura interiore, tant'è vero che qualcuno diceva stiamo pensando a fare il vaccino, che spero lo facciano tutti perché anch'io. Ci dobbiamo cautelare, però gli effetti dal punto di vista psicologico, gli effetti dovuti anche a queste situazioni, ecco, possono portare talvolta anche ad avere una seria necessità di avere qualcuno che faccia un po' da roccia, da punto di approdo, perché spesso siamo come il mare in tempesta, e soprattutto i giovani, secondo me, sono quelli più colpiti. Beh, la pandemia ci ha portato a stare molto in casa, ci ha fatto riscoprire la famiglia, ed è proprio questo stato il problema, secondo me. Perché noi non ci accorgiamo che le persone che ci salvano la vita sono davanti a noi, ma noi, soprattutto prima della pandemia, non sapevamo chi avevamo in casa, non conosciamo i nostri genitori, i nostri fratelli, perché la vita frenetica ci porta a stare molto tempo fuori. Il trovarci in maniera assolutamente necessaria in casa con queste persone che fondamentalmente per noi nei fatti erano degli estranei, ci ha portato a chiuderci. E quindi ha sviluppato dei disagi che prima erano latenti perché non li avevamo davanti. Questa è la verità. C'è da dire che il Signore ti ha fatto dono di due grandi genitori. Certo. Perché a volte, purtroppo è brutto dirlo, ma spesso ci sono anche ragazzi che magari vorrebbero realmente parlare con i propri genitori, e spesso i genitori, più che disposti ad accoglierli,
come dicevi tu, spesso i genitori pretendono che i figli siano come vogliono loro, non danno al loro spazio, talvolta anche di sbagliare, perché grazie allo sbaglio poi si diceva in gergo popolare, dal guasto si arriva all'aggiusto. E quindi io ritengo che sia doveroso davvero ringraziare anche i tuoi genitori, la tua famiglia. Ecco perché dicevo, sei un'icona quasi controcorrente, perché una donna in carriera come te, giovanissima, potremmo dire una ragazza prodigio, che però a causa di un momento difficile, ecco, ha avuto due valori che le hanno ridato la vita, che sono la fede e la famiglia. Maria Elisa, in un minuto, cosa diresti ai ragazzi che ti stanno ascoltando? Consiglierei loro di dialogare di più e stare meno al cellulare, di guardarsi più negli occhi, ecco, perché anche uno sguardo di una persona che ci vuole bene fa bene al cuore. Sta facendo tanto male ancora il cellulare? E voglia, tantissimo. Siamo più persi nel vuoto di un cellulare che negli occhi di chi ci guarda. Di chi ci guarda. E questo è un problema. Maria Elisa, io ti ringrazio. Grazie a voi. E insieme a me c'è il grazie di tanti telespettatori che in questo momento hanno attinto dalla tua testimonianza. Guarda un po', io che sono uno che sto sempre a parlare, hai avuto la capacità di bloccarmi. Grazie Mari, veramente sei stata grande. Grazie a voi. E davvero il Signore ti benedica e ti protegga. E allora, come il Signore benedica e protegga tutti voi che mi dovete ancora sopportare e mi dovete supportare, perché noi adesso andiamo un attimo in pubblicità, ma poi torniamo subito perché andremo ad Acquaviva delle Fonti per conoscere questa corale e quindi chissà che non sia l'inizio anche di un nuovo incontro con tante altre corali, per cui lo dico da subito, coloro che magari hanno responsabilità e nelle loro parrocchie guidano, seguono la loro corale, possono scrivere a convoi@antennasud.com, perché vi voglio ospiti qui dopo Natale e quindi vivremo anche un bel percorso insieme. Come vedete c'è una lunga prospettiva che ci aspetta, non finisce qui. Pubblicità. Eccoci qua, bentornati. Allora, prima di tornare dai miei ospiti, devo dare alcuni avvisi, proprio come nelle parrocchie. E a proposito di parrocchie, saluto di cuore il mio carissimo amico Don Luciano Cassano della parrocchia di San Nicola in Catino, Bari, che mi sta seguendo, e saluto tutta la sua comunità parrocchiale. Caro Don Luciano, ti voglio bene e mi raccomando, forza, perché poi sicuramente dopo Natale ci dobbiamo vedere. E allora vi do dei piccoli avvisi, come quando appunto in parrocchia finisce la messa e quindi il parroco dà l'avviso. Ormai è diventato un po' il distaccamento della mia comunità parrocchiale, questa emittente, che ringrazio ovviamente. E allora ci stiamo avvicinando alle feste natalizie, per cui venerdì 24 dicembre alle ore 20 a reti unificate, quindi Antenna Sud ha tre reti, 13, 85 e 90, i canali 13, 85 e 90, la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari Bitonto, dalla Cattedrale di Bari. Mentre il giorno 25, alle 10.30 su canale 13 dalla Basilica di San Nicola, e il 25 dicembre sempre su canale 85 alle ore 11.30 messa presieduta da Monsignor Santoro, Arcivescovo di Taranto, appunto dalla Concattedrale di Taranto. Comunque ve li ripeto gli avvisi al terzo blocco. Adesso prendiamo fiato e ringrazio Don Tommaso Lerario, che è in collegamento telefonico. Don Tommaso, ci sei? Eccomi. Ecco, allora Don Tommaso, intanto grazie per aver accettato il mio invito. E qui c'è una parte del tuo popolo eletto di cui tu sei guida spirituale.
Grazie, grazie. Intanto un saluto a te, carissimo Bermimmo. Grazie. Un grazie per tutto quello che fai, per il segnale di speranza e di fiducia che trasmetti. Grazie, grazie a te. È una sorpresa per me questo collegamento. È vero. Sì, sì, è bello. So che il coro della rettoria, dove sono rettore dal 3 dicembre 2017, ringrazio il Monsignor Giovanni Ricchiusi, ecco, che ha voluto provvedere di un rettore proprio, la Chiesa Addolorata di Acquario delle Fonti, e so che, ecco, il coro proprio della Addolorata sarà lì da te per alcune performance. Intanto, sì. il nostro obiettivo è dalle ferite della vita alle feritoie della speranza. E questa è una cosa molto importante, quella che stai dicendo, perché quando ci siamo fatti quella chiacchierata così introduttiva a questo appuntamento, mi ha colpito molto, perché trattandosi il titolo della confraternita dedicata alla Vergine Maria che vive il momento più brutto della propria vita, cioè la perdita del figlio, e sapendo che nei confronti della Madonna Addolorata c'è una grande devozione, soprattutto da parte di chi è stato colpito da un dolore, trasformare le ferite in feritoie è una cosa bellissima. Sì, è bello. Questo è un canto che guarisce, che ritana, è un balsamo, è un coro che canta con Maria, ecco, non abbiamo grandi pretese, però ringrazio il direttore Francesco, un giovane molto entusiasta, che dà una bella testimonianza di vita, e anche tutti i coristi. È un luogo di socialità, di incontro, di relazione, sempre per quello che, diciamo, l'ambiente di una rettoria permettono, senza certo nulla togliere alla loro presenza nelle rispettive parrocchie, comunità. Ecco, la rotteria è aperta sulla città, accoglie chi ha da versare delle lacrime, chi ha da portare a Gesù le proprie lacrime per le proprie ferite. Ecco, a certo volte vengono tante persone in percorsi un po' difficili e noi preghiamo con loro, come Maria. Siamo accanto a chi soffre, perché proprio dalle ferite possa scaturire la vita, la fede, la speranza, così come Maria ci testimonia. Grazie, è bello. No, mi piace moltissimo. Mi piace moltissimo questo aspetto. Perché cantano, ecco. Certo. È bello chiederlo a loro, anche perché è stata una loro iniziativa, una loro testimonianza che io incoraggio tantissimo e che sostengo. Quindi possiamo dire, sai, Sant'Agostino diceva che chi canta prega due volte. Il canto che viene dalle persone che sono state, tra virgolette, ferite nella vita, diventa ancora più forte come preghiera, perché anche, possiamo dire, un bisogno di Dio, soprattutto per cercare di capire il perché si è stati segnati da determinati dolori, o sbaglio? Sicuramente tutti siamo feriti, perché tutti facciamo l'esperienza della fragilità, della caducità, sì, l'abbiamo visto soprattutto in questo periodo, però guardare le proprie ferite non come una nuvola nera passeggera, ma come anche un momento di prova, guardarle in Gesù, nel mistero della croce redentiva di Cristo, con gli occhi di Maria, ecco, dà un sapore diverso, si apre alla vita, ecco, certo, un dolore può trasformarsi anche in un faro di luce, in una feritoia da dove scaturisce speranza. Don Tommaso, scusami, un'ultima considerazione, il commento al Vangelo che ci ha proposto Don Stefano De Mattia è stato anche sotto certi punti di vista molto interessante alla luce dell'incontro che stiamo vivendo, cioè spesso si è più portati a parlare dei propri dolori, delle esperienze negative e quasi quasi si ha paura di parlare della gioia. In questo caso è interessante questa, possiamo dire, svolta pastorale trattino spirituale, perché la condivisione del dolore diventa invece gioia, perché è legata alla speranza. Senza dubbio, perché il cammino di Maria accanto a Gesù, e Gesù accanto ad ogni uomo che soffre, anche Gesù prende su di sé il dolore di tutto il mondo,
è un cammino, è una metafora della vita che certo. ogni persona può tranquillamente riscontrare in un percorso di fede, in un percorso comunitario, perché il dolore chiude, allontana, il canto, la preghiera allarga l'animo, ci mette in collegamento con gli altri, con il Signore, apre le porte con la speranza. Questo è anche l'augurio di Natale. Grazie. Che possiamo aprire il cuore, liberare il dolore e accogliere la fiducia e la speranza con gli occhi di Maria. Con grazie. Il canto di Maria. Don Tommaso, promettimi che tornerai però di persona. Va bene, appena sarà possibile. Perché no, molto volentieri. Molto tu hai volentieri. Anche un ruolo di grande responsabilità nella tua diocesi, lo possiamo dire? Certo, sì. Tu sei uno di quelli che fascia le piaghe dei cuori spezzati, diciamo così. Io ti ho anche conosciuto nel tuo ambito, ecco, quindi mi fa molto piacere poter parlare con te e condividere anche questo momento così di relax tra me e te. Va bene. Certo. D'accordo. La nostra è una responsabilità spirituale. È una... E che non è una abbiamo... cosa da poco, non è una cosa da poco. Certo, tu essere, sei, diciamo, una accanto... guida spirituale in un ospedale, diciamo così. Va bene, in un'azienda ospedaliera. Va bene, Domino, grazie infinite. Grazie a te. Auguri per tutto quello che grazie, fai. Grazie di cuore. Grazie, grazie. Grazie. E allora, ciao. Vogliamo conoscere adesso questa corale, prima di parlare con alcuni di questi componenti, e quindi chiedo alla regia di mandarmi un video, perché vogliamo ascoltarli e conoscerli. Andiamo ad Acquaviva, nella rettoria di Maria Santissima Addolorata. Andiamo insieme. I'm feeling good silenzio in punta di piedi ci hanno lasciato, ma sono qui alcuni. Io tra l'altro qui l'ho spartito con il canto in dialetto acquavivese, si dice così o mi sbaglio, e poi la traduzione che fa parte appunto di quelle nenie, di quei canti tradizionali nostri che vengono appunto cantati soprattutto in questo periodo. E allora, benvenuto Francesco e benvenuti a voi. Allora, devo grazie. Salutare Benedetto, Rosa e Angela. Benvenuti, benvenuti Francesco. Allora, tu sei giovanissimo. E come ti trovi a fare il direttore di questa corale? Beh,
Tutto è nato nella festività della Dolorata che si festeggia a settembre, nella venuta del nuovo padre spirituale Don Tommaso. E mi è venuta, diciamo, questa voglia di creare un gruppo. Già era in passato che in cattedrale facevamo quelle poche messe, però fatte con loro e altri che saluto. E niente, è nato nel 2017-2018, nella festività, in occasione della festività della Dolorata, e avevo voglia di creare questo gruppo perché in primis piace moltissimo la musica, piace moltissimo il canto, proprio come dice Sant'Agostino, chi canta prega due volte. E, proprio come disse Parisi nello scorso incontro, canta e cammina. Quindi noi camminiamo con Maria, camminiamo insieme a Maria e cantiamo l'amore di Maria. Da quello che deduco è molto forte il legame che il popolo di Acquaviva ha con la Madonna in genere, perché avete la nostra stessa patrona, sì, che poi è la Madonna di Costantinopoli. Però ecco, è bello pensare che in questa rettoria si incontri questa porzione di chiesa che vive appunto il proprio incontro col Signore attraverso il canto. E quindi il canto diventa preghiera, Francesco. Sì, giustamente, il canto diventa preghiera. Uno dei motivi per cui, sì, per esempio, i nostri amici qui presenti, magari chiedo subito ad Angela, ecco, tu come ti trovi in questa corale? Allora, in questa corale io mi trovo benissimo, anche perché noi abbiamo creato una comunità nella comunità. Cioè, quando ci incontriamo, è un incontro in cui ci si accoglie, ci si ascolta, ci si parla e si canta. E alla fine delle prove che noi facciamo o delle messe che animiamo anche per altri eventi, come può essere un funerale, un matrimonio, siamo tutti più sereni e siamo tutti più uniti. Come dice quel famoso canto, quando insieme ci raduniamo, siamo uniti più che mai. Quindi non pensiamo più ai nostri problemi, alle nostre storie, perché ognuno di noi ha le sue ferite, come diceva Don Tommaso. Quindi è un appuntamento a cui andiamo volentieri, superando anche tutte le difficoltà, gli imprevisti, perché siamo tutti poi impegnati nella vita quotidiana. Però è un incontro gioioso, per cui ogni volta usciamo rasserenati, carichi e più pronti ad affrontare la vita quotidiana. Alla luce di quelle che sono le vostre ferite, permettimi ancora, lo sentite il peso della responsabilità? Perché animare una celebrazione non è una semplice esibizione, perché voi non fate un concerto. Ma voi aiutate le persone a pregare incontrando il Signore nella liturgia. Questo come lo sentite? Lo sentite in maniera forte oppure è una cosa che dovremmo... Allora facciamo così, ti do lo spazio per riflettere, Angela, perché noi abbiamo un minuto di pubblicità e poi torniamo subito. A tra poco. Allora, scusatemi, io sto ridendo perché io ho dei tecnici fantastici. Saluto Andrea, Fabio, la mia assistente, il mio angelo custode che è Rosanna Pomo, perché nel frattempo, durante la pubblicità, ho assaggiato una delle mandorle pralinate del nostro Francesco Palumbo e ovviamente ha detto, mi raccomando, ancora ti va di traverso. Quindi immaginate cosa succede nel fuori onda. E allora, vediamo il nostro cartapestaio. Che stai combinando, Giuseppe? Allora, vediamo. Ah, è arrivata la stella. È arrivata Regia, la stella. Vediamo, riuscite a inquadrare. Che meraviglia. Quindi immaginate, in questo scatolo di scarpe, certo, si è già creato uno scenario, sì, già sì, un bel presepe. Sto creando la scenografia del presepe che poi adesso andrò a costruire. Ovviamente viene prima la parte di dietro che quella davanti. Che bello, guarda, si vede, si vede. Bellissimo, ecco, grazie regia. E allora,
Torniamo ad Angela. Angela, quello che ti ho detto, cioè l'importanza, sulle mandorle pralinate, non è niente, di quello che voi vivete. Noi sentiamo la responsabilità, sì, soprattutto quando dobbiamo cercare di coinvolgere il più possibile l'assemblea, come dovrebbe essere il canto liturgico, lo, certo, scopo del canto liturgico dovrebbe essere quello. E allora come cerchiamo? Innanzitutto siamo puntuali, cerchiamo di essere puntualissimi nelle prove. Quindi una volta alla settimana, superando tutti i nostri, le nostre difficoltà e gli imprevisti, cerchiamo di seguire puntualmente le prove. Poi ci mettiamo l'impegno, perché non è facile, come lei diceva. Certo. Dobbiamo ogni volta cercare di migliorare, soprattutto quando si tratta di nuovi canti. Il nostro maestro Francesco ci aiuta, perché per esempio ci registra le voci da contralto, le voci da soprano, le parti più difficili. E quindi noi durante la settimana, mentre sfaccendiamo, ci ascoltiamo gli audio e cerchiamo di imparare, di migliorare. E poi ho detto, è necessaria la coerenza, la puntualità, la costanza. Queste sono le cose che dovrebbero... Grazie, grazie. No, perché immagino che è grande la responsabilità che avete. E, ovviamente qui abbiamo a che fare, boh, a parte gli scherzi, voi sapete che sono uno che davvero alleggerisce tutto, proprio perché già il momento che stiamo vivendo è quello che è. Però è chiaro che quando si ha a che fare con le cose di Dio, alla fine non si scherza più, perché si avverte proprio il senso della responsabilità. Il ruolo che uno assume all'interno di una comunità è veramente il servizio che si rende per aiutare gli altri a incontrare il Signore nel modo migliore. Rosa ci vuole parlare adesso della sua esperienza personale, e grazie per aver accettato questo invito. Grazie a voi. Niente, a me piace cantare, sicuramente, e dall'età di 4 anni e mezzo che mi hanno messo in collegio, quindi sempre nello stesso paese, e cantavo sempre, mattina, mezzogiorno, sera, cantavo sempre. La Befana mi scrisse a non cantare anche la notte, addirittura. Quindi poi, diventata un po' grande, sono dovuta uscire da questo collegio e mi sono, diciamo, trovata, ecco, in un coro della cattedrale. Eravamo tantissimi. Poi è andato a finire, non so come, si è volatilizzato, nessuno più si trovava. Non siamo andati più avanti in questo modo. Dopo di ciò mi hanno sentita, forse come cantavo, perché facevo parte di soprano, una mia collega disse: stasera devi venire con me. Disse: dove mi porti? Mi portò alla chiesa di Santa Chiara, sempre ad Acquaviva, e mi presentò al professore, non so se lei l'ha sentito, professor Chiarulli. Ecco, io faccio parte anche di questo coro Don Cesare Franco, che, sì, sono 2 anni che siamo fermi, perché non si inizia a cantare per il Covid. Sì. E niente, allora mi trovo adesso in questo coro con Francesco e cerco di guardare l'Addolorata. Quando vado, vedo l'Addolorata e mi ricordo, diciamo, perché nella vita non si possono dire tante cose, non è il posto adatto neanche. Comunque sono contenta di parlare e di cantare per questo piccolo coro, che giustamente dobbiamo essere un po' più coerenti, perché dobbiamo essere più puntuali. E vabbè, piano piano si cresce. Io è da poco che sto quindi con Francesco. Sì. Spero tanto. Di riuscire ad andare avanti, perché no? Perché no? Allora, i miei piccoli artigiani che stanno combinando. Allora, Francesco, oggi stai parlando poco. Perché le mandorle ti stanno... Allora, di come si fanno. Incomincia a dare la ricetta per chi sta a casa. Gli ingredienti, allora, sono sempre molto semplici. Abbiamo farina, zucchero, mandorle e acqua. Quindi basta mettere in una pentola le mandorle con lo zucchero e aggiungere l'acqua. Pian piano si cristallizzano. Poi lo zucchero si scioglie nuovamente
Quando iniziano a scoppiettare, ecco, le mandorle praline. Ma io tra poco vengo a mangiarmi un'altra, speriamo che non mi, non mi va di traverso come è andata prima. Mentre il presepista vedo che sta applicando della tela. Sì, 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 questa aiuta. Allora, dopo aver creato un po' la scenografia, un po' le rocce con la carta roccia, a me, a dire la verità, non piace la carta roccia. Perché mi è troppo finta per i miei gusti. Uso il limita il tuo estro, perché tu come faresti? No, ma me lo devi dire, perché io sono un amante dei presepi e quindi allora, me lo devi dire. Allora, io uso la carta, quella del pane, la carta da imballaggio, che è ecco, marrone. Quindi in questo caso sto usando la carta roccia, però al contrario, perché ha un effetto un po' più uniforme, mi piace di più. Quindi ora cosa sto facendo? Ho fatto la scenografia e tutto quello che è dietro il presepe, ho applicato questi due pezzetti di legno e adesso sto costruendo la capanna. Cioè pezzetti di legno che hai trovato sì, così? Sì, sì, certo, questi qui sono dei rovi. Facciamo vedere dei così, rovi che in campagna... perché chi non avesse ancora fatto il presepe fa ancora in tempo se si dovesse trovare uno scatolo di scarpe. Certo. Allora pure tu di gli ingredienti, diciamo così. Allora... ci vuole uno scatolo di scarpe, come potete vedere... Lo facciamo vedere nel prezzo e nella marca? No, solo il numero. Ho coperto tutto. E come potete vedere, la scatola più grande è all'interno del coperchio, sì. Quindi l'ho incollato, e ho creato questo spazio. Ovviamente in questo spazio poi ognuno di noi può creare il ma proprio presepe. Ma che bello, presepe. Se fa un bellissimo effetto la stella cometa, guarda. Sembra una cosa seria, ma sei proprio visto? Bravo. Grazie, Don Mimmo. Bravo, bravo. Ma poi ci aggiungi i pastori, certo, ci metti certo. la natività. Sì, 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 adesso finisco un po' il contorno e poi... ovviamente tu ti stai prendendo diciamo il tuo tempo che è il tempo televisivo certo, ma sì, di sì. Fatto in un'oretta non, si riesce anche meno sì, ah, sì, sì. Che bello. Senti, a livello di spesa più o meno quanto si spenderebbe? Credo poco, se uno si dovesse trovare già a casa le statue della natività certo. E volesse improvvisare un po' di allora, carta, basta che va a comprare un po' di carta di roccia, 50 centesimi un euro in cartoleria, e un po', e penso che la spesa più grande sia proprio le scarpe. Quelle se le deve mettere le scarpe. Scarpe. Tranquillamente se le deve mettere le scarpe. Per avere la scatola, insomma, c'è bisogno delle scarpe, ma poi per il resto tra rami, qualche po' di juta che si può trovare. Poi vedo anche il muschio che metterai dopo. Certo, certo, abbellirò tutto con il muschio, altri rametti, insomma, sono in lavorazione. E allora, buona continuazione, grazie, buona grazie. Continuazione. E allora, non so se abbiamo tempo, probabilmente c'è anche un altro video di questa corale che chiedo alla regia di mandare in onda.
E beh, ci uniamo anche noi in questo bel applauso, che ve lo meritate tutto, perché ecco, in maniera così semplice riuscite ad aiutare le persone a pregare. E allora andiamo subito in pubblicità, perché tra poco col nostro Paolo Franza si viaggia, per cui allacciate le cinture di sicurezza. Pubblicità, a tra poco. Io ho sottratto dal tavolo del nostro food blogger le mandorle pralinate, quindi adesso tra un servizio e l'altro vedo di farle sparire. Però prima di viaggiare col nostro Paolo Franza, chiedo al nostro amico Benedetto, che è uno dei componenti della corale Maria Santissima Addolorata, come ti trovi nella corale? Benissimo, Don Mimmo. Ti trovi bene? Benissimo. Il maestro approva? Grazie, allora grazie, ringraziamo voi per la vostra semplicità e per la vostra presenza, e ripeto, soprattutto a coloro che sono in ascolto, se doveste avere nelle vostre parrocchie delle corali che volete magari venire qui in trasmissione e condividere il vostro cammino, il vostro percorso e perché no anche la vostra esperienza di fede alla luce di questo servizio, scrivete a convoi@antennasud.com. E allora devo ripetere gli avvisi, quindi vi ricordo, venerdì 24 dicembre alle 20 a Reti Unificate 13, 85 e 90, la Santa Messa presieduta dalla Cattedrale di Bari, ecco, da Monsignor Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari Bitonto. Mentre sabato 25 dicembre alle ore 10.30 dalla Basilica di San Nicola su Canale 13, e poi il 25 dicembre, sempre il 25 dicembre, su Canale 85 alle ore 11.30, messa presieduta dalla Concattedrale di Taranto, da Monsignor Santoro, Arcivescovo appunto della diocesi di Taranto. E allora ringrazio Paolo Franza, perché adesso ci fa viaggiare. Buon viaggio! Buon pomeriggio Don Mimmo, stiamo per fare un salto nel tempo, vi faremo vivere davvero la magia del Natale, nel vero senso della parola. Entriamo in questa cantina a Tuglie, buon pomeriggio a Giampiero Pisanello, ben ritrovato. Grazie, buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a Don Mimmo. La prima cosa che si nota entrando in questo magnifico luogo è questo maestoso presepe. Sì, questa è la cantina antica della nostra famiglia, e da alcuni anni cerchiamo di addobbarla folcloristicamente per il periodo natalizio, realizzando questo presepe, che è un presepe tradizionale salentino di 12 metri quadrati, con la vegetazione della macchia mediterranea, dei pupi antichi, e vengono rappresentate alcune scene appunto tipiche della cultura contadina di un tempo. Ci sono varie scene che ci portano anche alla mente mestieri che per esempio non ci sono più. Sì, come potete vedere ci sono alcuni mestieri che non ci sono più, tipo il venditore di cocce, il riparatore di cocce antichi, coloro che vivevano negli antichi frantoi ipogei, che con la macina controllavano l'asino, la macinatura delle olive, e quindi non può mancare poi il lumaco delle stelle. I re magi sono quattro, come la tradizione del presepe salentino. Abbiamo cercato di ricostruire attraverso appunto la macchia mediterranea e la carta roccia, quello che era appunto il paesaggio tipico salentino, ma soprattutto quello che è la tradizione tipica del presepe del Salento. Abbiamo Giancarlo, giovanissimo, mi verrebbe da definirti pupar, un altro dei mestieri che non c'è più nel nostro territorio purtroppo. Hai realizzato questo piccolo presepe, ma ne realizzi anche di più grandi, ci lavori mesi e mesi dietro ad un presepe, una passione proprio da ragazzino, da bambino. Questa passione ormai da quando avevo più o meno 15 anni, pure 12, e poi tramandata negli anni, pian piano sempre più crescendo, insomma. E questo, come abbiamo detto, è un piccolo presepe realizzato in polistirolo con dei pupazzi in terracotta, sempre tipici e caratteristici che si fanno qui in zona. E un presepe molto semplice,
che rappresenta insomma uno scorcio da me visto insomma in un centro storico. Ho preso spunto insomma e l'ho realizzato in piccolo. C'è un'altra cosa da aggiungere sui presepi, Giampiero? Assolutamente, Giancarlo è uno dei presepisti tugliesi che dal 18 dicembre fino al 6 gennaio animano la terza edizione di Presepi nel Borgo. Infatti insieme a Marco Donadei e all'Associazione Festival Nazionale del Libro abbiamo unito tutti coloro che hanno la passione del presepe a Tuglia e abbiamo realizzato appunto Presepi nel Borgo. Quindi dal 18 al 6 gennaio durante il pomeriggio si possono visitare cripte, chiese, palazzi privati, cantine, frantoi, poggi e anche delle corti dove sono stati realizzati dei presepi artistici e soprattutto tradizionali. Il punto di partenza è questa cantina che, come sai, è un luogo della tutela e della promozione delle tradizioni, non solo natalizie ma di tutte quelle tradizioni che si vivevano un tempo, e quindi si potranno visitare 20 presepi. E una novità di quest'anno: non c'è solamente un percorso all'interno del borgo, del centro storico di Tuglie, ma c'è anche un fuori percorso che coinvolge alcune case in periferia e una casa nella località turistica che è Montegrappa, che è la parte alta di Tuglia. E noi proseguiamo il nostro viaggio, e questo, Don Mimmo, è una cosa che ti piacerà sicuramente, perché soprattutto i preti, tra Pizzi e Merletti, ci sta tutto. È un ricamo particolare quello che sta facendo la nostra amica Claudia. Un ricamo molto antico, e praticamente io l'ho imparato da una anziana vicina che ha voluto impararlo a tutti i costi, e mi sono impegnata perché è molto difficile fare questo lavoro. Come si chiama? Filè antico. Filè antico. Filè antico, sì. Ok, bisogna, qual è la particolarità? La particolarità è che praticamente bisogna fare della rete fatta a mano, una rete fatta a mano, e che si chiama anche rete del pescatore, perché viene fatta, il pescatore usa questo tipo di rete. Usa questa tecnica nel fare la rete. Tecnica qua. E poi praticamente si sceglie un disegno e poi si monta su un telaio. Quindi la rete la si apre tutta sul telaio, la si fissa. Tirata e montata su un telaio e poi ricamata. Scegliere il disegno e praticamente realizzare il ricamo. Abbiamo queste opere, le hai realizzate tu? Tutte fatte da me, con passione, con amore, perché mi piace tantissimo questo lavoro. Porta tanto impegno comunque. Ci vuole pazienza. Pazienza, tanta pazienza. Ma che meraviglia, guardate, questo presepe meraviglioso, anzi questi presepi, mi ha fatto ricordare una cosa molto bella che l'anno scorso abbiamo condiviso, cioè quella di mandarmi video dei vostri presepi. E allora, visto che noi il 25, cioè sabato prossimo a Natale, mentre voi sarete belli seduti a tavola con le vostre famiglie, lo spero, per celebrare la festa più bella dell'anno, ecco, noi andremo in onda, per cui noi sabato 25 alle ore 15 andremo in diretta con voi, e sarà uno speciale perché sarà molto particolare, perché avrò come ospiti tutti quelli che lavorano qui nell'azienda di Antenna Sud, i giornalisti, i tecnici, gli assistenti, e sarà un vero e proprio Natale in famiglia. E allora inviate anche i vostri video, inviate dove volete, WhatsApp, con voi @antennasud.com, inviate i video dei vostri presepi, li aspetto, mi raccomando, perché li dobbiamo condividere. Come anche ho condiviso un messaggio del mio carissimo amico Giacomo Milella, che saluto e abbraccio con tutto il cuore. Vediamo un po', il presepe l'hai quasi terminato? Allora, guardiamo il presepe, regia. Ecco qui. Ecco qua. Ecco qui. Che come meraviglia. Potete... Ma questo io... ce lo lasci pure. Anche ce questo? Lo... Vabbè, scusa, è nato qui e che certo, dici tu? Certo. Così lo conserviamo per la puntata del giorno 25, così avrai modo, quando tu, insomma, starai con la tua famiglia a festeggiare, certo, lo vedrai certo. Bello intronizzato nel Posso nostro... Posso fare un appunto? Dimmi tutto. Voglio... È una cosa particolare. A me piace molto la capanna, più che la grotta. Come mai? Sentiamo, non lo bravo, so perché, Giuseppe. Perché la capanna... dà un effetto più povero, quindi
trasmette forse, a mio parere, meglio il mistero davvero di Gesù Bambino che nasce proprio nella povertà, a differenza della grotta. E anche perché da artista, da cartapestaio, fare una capanna è più laborioso, quindi mi diverto di più anche. Ah, è bravo, non sapevo questo. Ma devo dire che io preferisco la grotta, ma semplicemente perché sono molto legato al canto Tu scendi dalle stelle, che è il canto in assoluto di Natale che più amo, perché mi riporta all'infanzia. Quindi sì, devo dire che ancora oggi, quando lo canto, anche durante la novena di Natale in parrocchia, mi suscita sempre una certa emozione. Carissimo nostro food blogger, ho una sorpresa per te. No, vediamo. E allora, la sorpresa è che è tornato il nostro Pinuccio di Biceglie, perché Pinuccio, con tutto il lavoro che sta facendo, con tutti gli impegni, ha trovato il tempo per inviarci anche la sua ricetta natalizia, e quindi lo ringrazio, lo saluto, perché anche stasera lui è con noi, quindi tra Pinuccio e il food blogger io a questo punto posso aprire una trasmissione, una produzione solo di gastronomia, ma chi lo doveva dire? Chi lo doveva dire? Pinuccio, grazie. Salve, ci troviamo nel nostro laboratorio di pasticceria per farvi vedere i dolci tipici di Natale. Saluto tutti i telespettatori di Antenna Sud, tutti gli operatori e il mio carissimo amico Don Mimmo Minafra. Stamattina prepariamo un dolce tipico, il marzapane. Abbiamo già macinato le mandorle con lo zucchero, abbiamo preparato l'impasto con le uova, zucchero e limone grattugiato. Vi facciamo vedere la lavorazione. Facciamo delle sfere più o meno un 30 grammi di pasta, così nel forno non si asciuga. E passiamo di nuovo nello zucchero. Ecco. Sono i marzapani. Possiamo divertire come vogliamo, o con il chicco di caffè o con il confettino sopra. Li mettiamo nel forno e questo è il prodotto già finito. Questi sono i nostri marzapani, un dolce tipico di Biceglie. Saluto di nuovo tutti i telespettatori di Antenna Sud, tutti gli operatori. Saluto anche Don Mimmo, faccio gli auguri di Buon Natale a tutti, io con tutti i miei collaboratori di qui della pasticceria. Auguri anche di un buon anno. Grazie Pinuccio. Allora, noi vediamo inquadrato da un master, da un grande maestro della pasticceria da Biceglie, qui allo studio di Bari. Guardate, stiamo inquadrando il nostro food blogger, che sta finendo di preparare le sue mandorle pralinate. Ma tu hai preparato anche qualche dolce importante? Sì, proprio ieri ho preparato il panettone. Veramente? L'ho preparato, il panettone? E come l'hai fatto? L'ho preparato con canditi, pere e cioccolato. Quindi una, e non una l'hai portato qua? No, bastano le mandorle oggi. Che me ne devo fare delle mandorle? Comunque ci possiamo aprire una società con Giuseppe, uno stand invernale. Sì, sicuramente invernale. Avete un futuro e spero che, insomma, attraverso anche questa, diciamo, esposizione mediatica, voi possiate veramente progredire sempre di più. Tanto io quello che di più bello potevo avere l'ho avuto, che è l'ordinazione sacerdotale. Essere preti per me è una cosa bellissima, soprattutto quando poi posso entrare nel cuore e nelle case di voi tutti, perché vi ricordo che tutto questo noi lo facciamo per darvi un po' di sollievo, un po' di gioia e soprattutto per fasciare i vostri cuori, soprattutto per voi che siete appesantiti e schiacciati anche dalla sofferenza. E allora noi adesso continuiamo a viaggiare, perché il viaggio di Paolo Franza non è terminato, ma continuiamo col nostro Paolo, perché il viaggio continua così. Guardate.
Proseguiamo, Don Mimmo, il nostro viaggio, l'angolo culinario. Buon pomeriggio, Cinzia. Ma quanto ben di Dio quest'oggi. Sì. Cosa prepariamo, Cinzia? Allora, prepariamo un dolce tipico salentino, il fruttone, che a differenza del pasticciotto, è questo dolce contiene delle mandorle, quindi si sposa bene anche con il periodo natalizio, e gli agrumi e della mostarda di mele cotogne. Sì. Anche questo, insomma, molto natalizio la mostarda. Ma ci mettiamo un po' di cannella anche. Anche della spezia, sì, sì. Perché quello dà più il sapore del Natale anche, no? Non può mancare, certo. Come si prepara? Allora, intanto si fa della frolla, che ho già preparato precedentemente, con lo strutto, farina, uova fresche e lievito. Poi si prendono delle forme. Hai un aiutante, come si chiama? Quanti anni hai, Anna? 5 anni, anche lei sta imparando. Sì, lei è molto curiosa ed è già pronta a preparare questo dolce tipico. Si mette all'interno, come dicevo, della cotognata, e poi si aggiungono delle mandorle precedentemente tritate grossolanamente con gli agrumi, della spezia, della cannella, e poi si ricopre il tutto sempre con la frolla. Quindi si chiude un po' come si fa con il pasticciotto, no? Invece della crema ci abbiamo... Infornato perfettamente, infornato a temperatura alta, 230 gradi circa, per 30-35 minuti, e dopodiché viene ricoperto con... Ci abbiamo messo della Nutella? Della cioccolata fondente. Questo è il risultato, sì. Ottimo. Quindi c'è anche la versione extra large, diciamo. Sì. Perfetto, allora io chiamerei anche Gian Piero, così concludiamo questo collegamento e poi ci lasciamo deliziare da questa bontà. Io, Gian Piero, ti ringrazio, ricordiamo appunto che la cantina è visitabile qui a Tuglia e poi, come abbiamo detto, ci sono insomma vari percorsi. Cosa vogliamo augurare per questo Natale ai telespettatori di Antenna Sud? Innanzitutto grazie, perché ogni anno ci venite a trovare. Come hai detto tu, la cantina è sempre aperta ai visitatori fino al 6 gennaio, la mattina, nei giorni festivi e il pomeriggio fino a tarda serata, quindi è un luogo dove si può visitare, si può anche conversare, e soprattutto vogliamo riproporre quelle che sono le tradizioni, avete visto prima presepiali, martigiane, anche culinarie con la nostra Cinzia. Vi ringrazio e speriamo che siano delle feste serene e un anno ricco di salute. Don Mimmo, noi ci mettiamo all'opera perché dobbiamo mangiare, facci vedere insomma l'interno di questo. Gian Piero, nel frattempo assaggiamo noi. Ok. Don Mimmo, ti faremo avere tramite Paolo un po' di fruttone. Perfetto, grazie. Eccoci qua, che meraviglia, oddio, mi ha fatto un certo effetto vedere il nostro Paolo Franza come degustava il piatto tipico, però pazienza, io mi devo accontentare delle mandorle pralinate, perché tanto il nostro Francesco la settimana prossima porta il panettone che lui ha realizzato. Vediamo. E va bene. E comunque è sempre bello pensare che la festa del Natale ha la capacità appunto di unire la famiglia, di unire tutti i componenti, perché anche nella stessa creazione dei dolci,
dolci, di tutte quelle pietanze tipiche di questo periodo natalizio, ecco, c'è alla fine l'intento, quello cioè di riunire, di mettere insieme, perché il Natale ha proprio questa magia. Vediamo intanto le mani sapienti del nostro Francesco e nel frattempo torno alla Corale Maria Santissima Addolorata in Acquaviva delle Fonti, provincia di Bari, e chiedo ad Angela. Angela, ecco, è chiaro che il vostro gruppo è un gruppo che non è fermo a un numero preciso, anzi è un gruppo dinamico perché è sempre aperto ad accogliere. Certo, infatti io prima ho parlato dell'accoglienza, che è la prima cosa che insomma ci distingue e che poi man mano ci rende comunità, ci rende famiglia. Quindi io invito tutti i giovani, ma anche altre persone, ma soprattutto i giovani, perché come le vede, noi siamo piuttosto attempati. Quindi questo è un coro in divenire, è un coro che ha bisogno di nuove leve, per cui sarebbe veramente bello per noi continuare ad allargare la nostra famiglia. E in prospettiva soprattutto, come dicevo, del ricambio che comunque ci deve essere, è naturale che ci sia. Quindi anche perché è un'esperienza bellissima, è un'esperienza che parte da chi si accosta per curiosità o anche perché ha la passione per il canto, vuole fare questa esperienza, ma poi finisce per essere qualcosa di molto più profondo, di molto più grande. Ti è capitato anche di, non so, di invitare dei ragazzi, dei giovani a partecipare, magari dopo un'iniziale così rigidità, alla fine si sono resi conto che in fondo è bello lodare il Signore attraverso il canto, attraverso queste esperienze comunitarie, perché la cosa bella, permettimi, diciamo tu su tutti, perché sei quella con cui sto entrando più, diciamo così, in empatia. Ecco, l'aspetto familiare, l'aspetto comunitario, questo che tu dici mi fa ben pensare che l'esperienza che voi vivete è davvero un'esperienza che è di esempio anche per la comunità più allargata, che è la comunità ecclesiale. Certo, ma infatti noi siamo, possiamo dire, degli autodidatti, quindi abbiamo tanta buona volontà, certo un po' di passione per il canto, abbiamo anche la volontà di impegnarci, come dice lei, soprattutto per l'assemblea, la comunità. Quando noi riusciamo infatti durante una celebrazione a coinvolgere l'assemblea, e lo sentiamo veramente con il cuore, sentiamo se l'assemblea c'è, allora veramente siamo felici, perché abbiamo raggiunto il nostro scopo. Quindi questo per noi è una cosa bellissima. E come dicevo, io invito chiunque ad accostarsi, perché poi diventa un'esperienza di vita interessante veramente. Certo. Angela, ovviamente voi avete una guida spirituale che vi aiuta anche, vi indirizza ovviamente da questo punto di vista a vivere al meglio questa esperienza. Io credo che tu abbia conosciuto anche all'interno di questa piccola comunità storie di dolore. Sì, certo. Dove il dolore alla fine è diventato canto di lode al Signore. Non ti chiedo di entrare nello specifico, però è chiaro che quello che ha detto Don Tommaso è importante e vorrei che fosse maggiormente sottolineato proprio dalla tua testimonianza. Hai conosciuto persone che veramente sono entrate in quella chiesa per condividere con la Madonna Addolorata il proprio dolore, permettetemi il gioco di parole, e che alla fine sono diventate parte di questo nucleo che canta la lode al Signore? Sì, anche perché noi, come diceva prima la Rosa, facevamo parte di un coro molto più grande, quello della cattedrale, quindi lì eravamo elementi molto più numerosi, e lì ho visto persone che in effetti hanno trovato la pace, la serenità. L'ho detto all'inizio, che in questo ritrovarci ogni settimana, noi comunque appianiamo le nostre divergenze, ci sentiamo uniti e risolviamo anche molti dei nostri problemi, perché alla fine usciamo gratificati, usciamo rappacificati, usiamo rasserenati, riconciliati con se stessi. E abbiamo sempre presente, adesso mi viene in mente un verso del Paradiso di Dante. Sì. Per noi la Madonna è
la donna che è di Speranza Fontana Vivace. Io tengo sempre a mente, so adesso non ricordo i versi precedenti, però questo lo ricordo perfettamente. Tu sei per noi di Speranza Fontana Vivace. Che bello, che bello. Poi nell'anno di Dante, quindi voglio dire. Certo, ma poi perché ho detto, quando noi cantiamo lasciamo da parte tutti i nostri problemi e quindi veramente siamo un cuore, un'anima sola, e è un servizio gioioso che rendiamo non solo alla comunità ma a noi stessi. Che bello, mi piacerebbe davvero, ecco, concludere questa bella puntata, grazie, grazie davvero, soprattutto per quest'ultima citazione che Angela ha fatto, Maria Fontana Vivace, che bello, di speranza, Maria Fontana di Speranza. E vorrei veramente dedicare a voi, salutando tutti i miei ospiti, contemplando anche ancora una volta questo bellissimo presepe realizzato dal nostro presepista, cartapestaio Giuseppe Pasquale. A proposito, com'è andata la Fiera di Santa Lucia? È andata bene, abbiamo avuto un bel riscontro. E mi raccomando, passa dal parroco della Trasfigurazione. Certo, certo. Poi. Francesco, allora, per la settimana prossima, per il giorno di Natale, una sorpresa. Esatto. E allora, con quest'immagine della fontana, che è fonte di speranza, voglio augurare a voi davvero un buon proseguimento di giornata e soprattutto facciamo sì che la gioia del Natale entri nel cuore di tutti. Guardate, non c'è presepe, non c'è dolce, non c'è tavolata, non c'è albero, è il nostro cuore che si deve preparare ad accogliere Gesù bambino. È il cuore la vera culla, per cui auguro a tutti davvero di aprire il cuore perché Gesù bambino sia la nostra unica vera gioia. Vi aspetto sabato, il giorno di Natale, alle 3, alle 15, qui sulla vostra Antenna Sud, per un Natale con voi. E allora, come dico sempre, siate gioiosi perché il Signore è sempre con voi. A tutti un grande abbraccio, a presto.